Ma sicuramente sì, complessivamente sì, però noi insomma siamo partiti un po' a handicap, concedendo un calcio di rigore in una situazione in cui un po' siamo scivolati, un po' non abbiamo preso l'uomo, un po' siamo stati imprudenti nel recuperare la posizione. Messo una palla lunga a Venturi, eravamo posizionati bene, non siamo andati ad attaccare questa palla, poi siamo scivolati e poi nonostante avessimo chiuso e fossimo in superiorità numerica in area di rigore, nel recuperare la posizione in Zita, credo, ha fatto un intervento, l'arbitro ha concesso il calcio di rigore, quindi è diventata subito in salita la partita. Poi nell'arco della gara siamo cresciuti anche attraverso i cambi, nel momento in cui stavamo mettendo pressione e cominciavamo a essere pericolosi e alzare il baricentro, abbiamo commesso una stupidaggine con un passaggio banale, trasversale, subito dopo c'è stata l'espulsione di Nzita, siamo rimasti in 10, ci abbiamo provato fino alla fine. Il confronto è stato più o meno equilibrato, non siamo partiti benissimo nella partita, poi la differenza l'hanno fatta queste cose qui, i nostri errori, perché insomma eravamo schierati sul calcio di rigore, ecco, un passaggio usato male, una scelta di gioco sbagliata, ed è chiaro che quando concedi questi errori a queste squadre, la partita viene incanalata con un certo risultato, che è quello che poi è venuto fuori dalla gara. Mister, 90 minuti, un solo tiro in porta, il colpo di testa di Pierardi, insomma, non siete riusciti a proporre quelle occasioni, quelle azioni pericolose che insomma invece avevate costruito nelle partite precedenti, insomma, perché tutte queste difficoltà Ma andate in avanti? qualche altra cosa in più rispetto a quella che dice lei, l'abbiamo costruita. Non è stato solo il colpo di testa di Gerardi, abbiamo fatto un'altra percussione in cui sulla linea di porta il pallone ha ballato due o tre volte. Qualche altra cosa in più l'abbiamo costruita, non tantissimo, ma questa è una squadra, la Reggiana, che concede poco. Se poi dopo 8-10 minuti gli consente di passare in vantaggio e quindi giocano sui loro aspetti migliori e quindi fanno densità dietro e provano a ripartirti. Anzi, complessivamente siamo stati equilibrati perché non abbiamo concesso tanto. È chiaro che gli errori hanno determinato la partita, perché insomma, l'avete visto anche voi, il primo gol non lo dobbiamo prendere, siamo tutti schierati, scivoliamo, commettiamo delle leggerezze. Costruire non era facile, però nel momento migliore avevamo alzato il baricentro anche attraverso i cambi, abbiamo preso il secondo gol che c'ha più l'espulsione di Nzita, dove nel metro dei falli e delle ammonizioni l'arbitro non mi è piaciuto, perché il fallo che ha fatto Nzita è come tanti altri falli che hanno fatto loro, però non sono stati sanzionati con le ammonizioni. Adesso si usano dei termini imprudenti, non capisco cosa voglio dire, quindi, ma non è questo che ha determinato la partita. Complessivamente non abbiamo giocato una brutta gara, anche se il rendimento di alcuni è stato un po' al di sotto di quello che erano le aspettative dal punto di vista dello stare in campo. Siamo stati competitivi, la partita l'hanno determinata quelle due situazioni, e poi ripeto, soprattutto quello, il secondo gol, perché eravamo in un momento buono, avevamo alzato il baricentro, stavamo giocando con tre più Giambò, riuscivamo a essere destabilizzanti e continui anche nella riaggressione. Vista, è sempre antipatico parlare dei singoli, però questa sera abbiamo visto un giocatore in grande difficoltà come Nzita. Era già ammonito, molti si aspettavano insomma che lei da un momento all'altro lo potesse sostituire, invece poi è rimasto in campo, ha fatto quel fallo, è stato espulso. Come mai non ha sostituito Nzita? Stavano scaldando tutti, anche i giocatori in quel ruolo, stavamo pensando anche di cambiare, a volte è questione di momenti. Francamente la seconda ammonizione di Nzita mi è sembrata poco adeguata, perché insomma l'arbitro poteva anche usare un po' di buonsenso, non è stato un fallo né cattivo né a gamba alta, eccetera, è stato un normale contrasto di gioco, che tante volte l'arbitro ha sanzionato per noi, concedendoci delle punizioni senza ammonire nessun giocatore della Reggiana. In quella situazione è stato così drastico, e quindi poteva starci quel cambio, era questione di momenti, però non è che uno c'ha la sfera magica che indovina chi. Zita era un giocatore che poteva essere cambiato proprio per i motivi che ha detto. Mister, dopo questa brutta prova, tra 3 giorni si torna in campo con la Virtus Entella.
ci vorrà un altro Pescara, ci vorrà un altro Prestasione, ma c'è il rischio che questa sconfitta possa lasciare qualche scoria nei giocatori, considerando che poi ci saranno tre trasferte di fila e la terza sarà quella di Modena, tra l'altro. Insomma, adesso il Non lo calendario. so, ma ci pensiamo una cosa alla volta. Guai se dovessimo cosa, andare in difetto mentale, diventare negativi. Oggi eravamo con un atteggiamento positivo, però poi la prestazione complessivamente non abbiamo fatto. 5-6 non hanno fatto la solita partita e poi siamo incappati in alcuni errori, ma complessivamente siamo stati competitivi. Non è che la Reggiana ci ha surclassato, anzi, ripeto. Sono stati dei momenti dove sull'1-0, prima di fare l'errore del 2-0, avevamo alzato il baricentro, stavamo creando delle situazioni importanti, riaggredendo subito bene e tenendoci alti col baricentro in condizioni di sicurezza. Quindi perché dovremmo diventare negativi? Un piccolo esame di coscienza che non ha fatto una buona partita Le faccio una la deve fare. domanda flash: sconfitta con la Reggiana a Pescara, sconfitta col Modena a Pescara, sconfitta con la Reggiana questa sera al Novi Stadium. Pescara non è a livello delle prime due. I risultati Non hanno lo so, i detto tutto. risultati dicono questo, ma serve a poco dirlo, ma è evidente che poi stasera il risultato sia stato determinato come all'andata per alcuni errori che loro non hanno fatto, o che qualche volta hanno fatto e di cui non siamo stati bravi ad approfittarne, perché anche la situazione di Gherardi, rimaniamo con Cernigoi sul secondo palo, con Rauti fermo sul dischetto di rigore, sarebbe bastato attaccare la porta per fare gol, quella è una situazione importante. A volte abbiamo perso gli attimi, però resettiamo, andiamo avanti. Mister, posso chiedere nel confronto Reggiana-Modena? Guardi, pensateci voi, pensateci voi, avete tanti argomenti. Io Ma che sono impressione le ha l'ultimo, fatto la Reggiana? ma sono squadre che hanno struttura, che hanno qualità, tutte e due, che hanno giocatori esperti, giocatori di grande dimensione, soprattutto mentale per la categoria, quindi Sono stanno un facendo po' anche diverso, no? loro. Come atteggiamento, Lo so, questo ditelo voi, io francamente ho già detto quello che dovevo dire.